È con estremo piacere che introduco uno dei miei predecessori come ultima relazione della giornata. Prima di introdurlo io devo dire però una parola, devo ringraziare Roberto Lo Russo, perché se siamo qua oggi in questa sala in tante persone, se abbiamo in questo congresso addirittura 3 sessioni dedicate agli studi multicentrici e se siamo una società così viva dal punto di vista scientifico, lo dobbiamo sicuramente alla svolta che lui ha dato nel 2007-2008 con la sua segretariato scientifico. Troppo buono, non dovevi assolutamente, ma comunque io penso che sia una soddisfazione sicuramente personale, ma direi di tutti noi, cercare di promuovere studi multicentrici, perché come ho detto siamo assolutamente in grado di dire la nostra e non solo di dirla, ma direi di promuoverla, la qualità sicuramente c'è. Grazie ancora, non dovevi, comunque insomma ti sono grato per queste parole. Posso avere? Ecco, dicono che non hanno le tue slide in questo momento, mi sono voluto dire. Le ho presentate stamattina alle 7:30. Vabbè. Sono al centro slide. Tu riesci, ce l'hai qua con te? No. Certo. Posso montarle? Potete attaccare il Mac del collega? Avete il cavo? Ma sono lì al centro, le ho controllate con... Vabbè, comunque faccio come Fraser una volta che ha fatto una presentazione a tutta una platea avendo perso il bagaglio con le diapositive mancanti, e lui diceva che era stata la migliore presentazione perché lui parlava e tutti guardavano comunque lo schermo bianco, e dice probabilmente ero molto, molto convincente, quindi probabilmente potrei fare la stessa cosa, magari mi riesce bene qua. Ecco, vedete. Ci sono, se non l'hanno trovato. Beh, insomma, vi risolverete le diapositive. Quindi, l'idea anche del giro, giusto per darvi due parole, è quella di organizzare studi che abbiano magari degli obiettivi molto a basso profilo, però che diano qualche messaggio. Avete visto quello di Domenico, lo studio di Claudio sulle dissezioni. Cioè darci qualche messaggio anche pratico per la nostra esperienza clinica, e per esempio una idea che era venuta a noi è dire, ma insomma ogni volta che abbiamo un paziente che sviluppa un problema di conduzione atroventricolare, quando impiantiamo il pacemaker, a che giornata, cosa facciamo, quali sono i risultati? Allora, innanzitutto, giusto per farvi capire, sappiamo tutti che l'evento è abbastanza comune in alcune procedure, tipo la sostituzione valvolare aortica può variare dal 7 al 9%, nelle altre procedure il range è molto vario, dal 0,3 al 33%. Ma come vi dicevo, il timing dell'impianto di pacemaker nel post-operatorio qua è definito, punto di domanda, e ci sono evidenze di recupero della conduzione atroventricolare nel post-operatorio e a volte molto precoce. E anche questo recupero non è ben definito in letteratura e non vi sono studi multicentrici. Le linee guida correnti, queste sono quelle della Società Europea, che sono anche recenti, del 2013, ci dicono che se compare un blocco atrioventricolare completo, un periodo di osservazione di 7 giorni è sufficiente per poi, come dire, decidere se procedere, ma se ci sono dei periodi di più basso scappamento, quindi una frequenza cardiaca più bassa, questa osservazione in teoria potrebbe essere ridotta. Se invece abbiamo una disfunzione del nodo del seno, dopo cardiochirurgia o trapianto cardiaco, loro suggeriscono invece addirittura di ridurre a 5 giorni, anche se qualche settimana può essere indicata. Ora, voi fatemi capire, qualche settimana, noi nel frattempo cosa facciamo col paziente? Lo teniamo in ospedale? E se andiamo a vedere, ed ecco questa un'esortazione per tutti noi, se noi andiamo a vedere le linee guida nell'ambito delle referenze, come ha detto Domenico giustamente prima, ci accorgiamo che solo 3 lavori hanno prodotto queste raccomandazioni. 3 lavori, e se andiamo a vedere i 3 lavori, 72, 120 o 17 pazienti. Ora, dobbiamo essere consapevoli che la nostra pratica clinica si basa su un lavoro di 17 pazienti, questo è solo un nostro messaggio. Quindi ecco perché il design dello studio è stato ovviamente di considerare solo gli impianti intraospedalieri, perché altrimenti facciamo molta confusione, un'osservazione lunga, come vedete 15 anni, dal 98 al 2013, fare uno studio multicentrico con però un'analisi statistica centralizzata, retrospettiva ovviamente,
però avere molti pazienti e soprattutto coinvolgere i nostri colleghi elettrofisiologi. Quindi la nostra popolazione di pazienti è consistita in quasi 1160 pazienti, quindi non stiamo parlando di 17 né di 120, ma soprattutto vedete una popolazione che è derivata da quasi 95.000 procedure cardiache. Vedete l'età media, quindi sui 70 anni, abbiamo una leggera prevalenza del sesso maschile e questi erano i dettagli preoperatori. Vi ricordo che vorrei sottolineare che questo studio ha una mole di dati incredibile e sono ancora in corso le valutazioni, quindi io vi do dei risultati preliminari. Come vedete, le varie disturbi di conduzione sono presenti fino a circa un 23% di pazienti in fibrillazione atriale nel preoperatorio. Abbiamo visto quindi da 95.000 a 94.600 e abbiamo un impianto di pacemaker circa nell'1,2% dei casi. Questi sono i profili dei pazienti sottoposti a impianto, nulla di particolare, questa è solo una questione di dati generali e come vedete chiaramente la prevalenza dei pazienti sottoposti a sostituzione valvale aortica, vedete come prima linea in alto. E quindi ovviamente si conferma che il paziente sottoposto a sostituzione valvale aortica è sicuramente più a rischio. Ma andiamo a vedere gli impianti. Gli impianti in questa casistica, l'impianto è avvenuto a una mediana di 11 giorni dall'intervento. Ma se abbiamo fatto un survey di tutti i centri, 16 centri, abbiamo chiesto ma qual è la vostra politica interna? E quello che è emerso molto chiaramente, come vedete, 5 centri non hanno uno standard, ma non i cardiochirurghi, gli elettrofisiologi. 5 centri impiantano il pacemaker quando i disturbi di conduzione del blocco completo è superiore a 7 giorni, qualche centro 2 sopra i 10 giorni e 4 centri invece impiantano il pacemaker anche magari a 2 o 3 giorni dall'intervento se c'è un blocco di conduzione completo. Questa, secondo me, informazione vi dà l'idea e io immagino che se facessimo un'indagine immediata qua nella sala, il nostro comportamento a riguardo è estremamente eterogeneo, ma proprio perché le linee di guida sono molto, molto deboli. La sopravvivenza di questi pazienti, questi 1158 pazienti, dimostra che in fondo l'impianto del pacemaker non impatta la sopravvivenza a lungo termine di questi pazienti. Come vedete abbiamo avuto 120 morti nel post-operatorio con solo 59 eventi cardiac related. Ma, importante, quasi nel 44% dei casi di questi pazienti c'è stato un recupero della conduzione atrioventricolare, ben il 43,6%. E soprattutto, se vedete, il time to non pacemaker dependency è variato da 4,7 a 8,2 mesi, ma con un range che va da 0,3 fino a 65 mesi. Anche questa è un'informazione che è per noi molto importante. E quanto riguarda la dipendenza a lungo termine, come vedete, c'è un recupero molto precoce in molti pazienti della conduzione normale, per poi avere un plateau successivamente. E nella nostra analisi multivariata è venuto fuori che la presenza di un emiblocco anteriore sinistro nel preoperatorio o la sostituzione valvolare aortica sono dei fattori predittivi per la permanenza, quindi per la permanenza e la dipendenza da pacemaker nel postoperatorio. Abbiamo visto quindi, come vedete, che la sostituzione valvolare aortica non impedisce in fondo un recupero immediato, quindi pazienti che hanno avuto una sostituzione valvolare aortica e sviluppano un blocco di conduzione atrioventricolare completo sono molto passibili di una dipendenza da pacemaker a breve o anche a distanza dall'intervento. E la stessa cosa per l'emiblocco anteriore sinistro, come vedete c'è una significatività importante e quindi questi elementi, quindi soprattutto l'emiblocco anteriore sinistro, potrebbe per esempio indicare un impianto più precoce in questi pazienti. Quindi in conclusione, ripeto, questi sono i primi dati, i risultati preliminari di questo studio, secondo me molto corposo e importante, ci dice che comunque più del 40% dei pazienti recupera una conduzione atrioventricolare nel postoperatorio dopo impianto di pacemaker e questo accade spesso anche in un tempo molto molto vicino dal momento dell'impianto. Ci sono dei fattori che sono correlati, come abbiamo visto nell'elettrocardiogramma, l'emiblocco anteriore sinistro e il tipo di procedura, probabilmente questi pazienti non dovrebbero aspettare 10-15 giorni ma avere l'impianto precoce.
non ci sono comportamenti omogenei tra i centri, le linee guida sono estremamente deboli per non dire qualcos'altro, e quindi il nostro atteggiamento come giro, come gruppo di studio, è quello che intanto dobbiamo analizzare ancora di più i dati per ottenere ancora più informazioni, e riteniamo che il nostro studio intanto cominci a gettare un sasso importante in questa, ripeto, molto umile valutazione, ma secondo me con un impatto clinico non indifferente, e prepareremo uno studio prospettico con il quale potremo per esempio lanciare una cooperazione con la Società Italiana di Cardiologia, quella di elettrofisiologia, e fare uno studio prospettico per andare a valutare in modo ancora, dal punto di vista statistico più e scientifico più serio, in modo prospettico questi pazienti, per poi creare delle linee guida, secondo me, un pochino più strutturate e serie rispetto a quelle che abbiamo. Grazie mille.